prima, quindi posso chiedervi il massimo del silenzio? Ma neanche un direttore di orchestra facendo così sarebbe vicino, bravo. Allora, quindi io per prima cosa voglio, insieme a tutto lo staff della Fondazione Mondo Digitale che assisto, vi vogliamo davvero ringraziare perché avete affrontato una giornata del vostro futuro, ma una giornata veramente importante. E questo è stato possibile grazie al fatto che nelle vostre scuole ci sono dei docenti straordinari, dei docenti sensibili al futuro e sono loro senza città. Ricordo che prima
e quando arrivate qui dovete aver già deciso chi parla, d'accordo? Allora, per cortesia, il massimo del silenzio. Allora, prego. Allora, intanto, buongiorno, oggi non so che sia, e il nostro progetto è Smart Chef. Noi siamo ragazzi del Bottega 2, come hanno già detto, e il nostro progetto, come PowerPoint come Facebook, è praticamente, si pone lo scopo di facilitare la spesa giornaliera che ognuno di noi fa. Abbiamo ideato una per appunto arrivare a questo scopo, di connettere all'internet una mensola, un normale ripiano dove noi appoggiamo le cose. Tramite una tecnologia, appunto questa mensola integrata, dobbiamo essere in grado, o possiamo essere in grado, di rilevare in cosa è sopra questa mensola. Questa mensola raccoglie i dati che manderà in cloud su un'applicazione. Questa applicazione ha come scopo il scopo di ciò che è scritto là nella lista, aiutare gli utenti a sviluppare una lista basandosi su prodotti e acquistati in precedenza. Ovvero, se la mia mensola vede che io ho un tot di prodotti su questa appunto mensola, mi riproporrà sulla prossima lista quei prodotti che già ci sono. La lista, appunto, questa applicazione propone una lista che comunque deve essere controllata o verificata appunto dall'utente. Come secondo punto, questa applicazione geolocalizza la posizione dell'utente, per quale gli propone suggerimenti sui utenti più vicini, matchando appunto cosa c'è sulla lista della spesa e cosa può esserci nei vari supermercati. Fornisce anche un servizio di recensioni sul singolo prodotto che viene acquistato dall'utente, ovvero se io compro delle penne, io potrei essere in grado di scrivere una recensione su quelle penne, che può essere visualizzata da un potenziale futuro utente che vuole comprare quelle penne. Come ultimo, ma non meno importante scopo, è possibile anche dire a questa applicazione di utilizzare una consegna a domicilio di ciò che si viene acquistato. Perfetto, quasi tempi, bravissimo, con un applauso. Si prepara per favore Lord, dov'è il team Lord? Il team Lord? Li mettete in salita, per favore? Perfetto, allora abbiamo il team Leonardo. Allora, il nostro progetto si intitola Everfresh in quanto tratta grandi linee appunto degli alimenti. Lo scopo di questo progetto è quello di creare un'applicazione che sia adatta ad ottenere una ricetta rapida ed efficace, però sicuramente esclusivamente di prodotti provenienti dalla nostra casa. E in aggiunta però potremmo associare un'opzione che è in grado di fornirci, mediante l'uso di apparecchi appositi ed elettronici, le rispettive scadenze di un qualsiasi prodotto, evitando una confusione di sprechi. E a cosa serve? Serve appunto a far fronte ad eventuali problemi, quelli che si verificano quotidianamente, tramite ridurre la distribuzione del cibo, che ogni giorno viene scartato molto cibo, ed anche però ricavare l'idea di un pasto da preparare, secondo appunto gli alimenti che abbiamo a disposizione dentro casa. E lo faremo attraverso gli strumenti, ovvero la data di scadenza che inseriremo manualmente nell'applicazione e attraverso anche il codice a barre che verrà scansionato per l'identificazione di questi elementi. Abbiamo pensato a quest'idea perché secondo noi, a parte che è un problema che si verifica quotidianamente e quindi è utile risolvere questo problema, ma anche perché vorremmo limitare le spese e lo spreco del cibo. Il nome? Everfresh. Con 3 secondi di anticipo il team lascia il posto al team Lord. Si prepara Urz, se lo pronuncio bene, c'è il team Urz.
cosa? Di sentire parlare. Risolvere dei bisogni che solitamente si riscontrano in vari soggetti che conosciamo anche noi stessi. Innanzitutto quello di diminuire il tempo che si passa magari davanti a guardaroba, perché si bisogna provare quella giacca, quella camicia insieme, si sa bene, staranno insieme, e abbiamo magari, che ne so, un matrimonio, un congresso, eccetera. Quindi abbiamo pensato a un armadio con uno schermo specchio che permetta di sincronizzare la nostra immagine con i nostri vestiti all'interno, in quell'esatto momento dell'armadio. Questo che cosa permette? Permette innanzitutto di provare non un'ora tutti i nostri capi e le varie abbinazioni, ma molto di meno. E allo stesso tempo, con questo sistema di diciamo organizzazione interna e di controllo di capi che sono all'interno del nostro armadio, di permetterci di avere delle, attraverso una sincronizzazione con un account che è su Google, di avere dei rimandi a guarda, stai attento che ma domenica ti ritrovi un matrimonio e non hai, l'ultima che mi sei comprato era 3 anni fa, quindi magari te ne dovresti comprare una nuova, ecco, questa era l'idea di base. Poi abbiamo pensato un sacco di altre funzioni, che so, anche quella di ricordarci, guarda, i calzini sono finiti, fatti una lavatrice, e così via dicendo. Abbiamo focato molto su un aspetto funzionale che serva a diminuire i tempi e che possa aiutare bene o male chiunque. È un armadio con questo specchio che può essere anche utilizzato per altre funzioni, che so, anche vedersi un punto, perché è una tecnologia, sarebbe di sviluppo touch. E questo sarebbe la nostra idea. Come lo controllo? Con appunto il touchscreen. Poi se funzionasse bene tutto quanto, sarebbe anche possibile che ne so, dei sistemi che possano comunque sentire la voce, eccetera. Per il momento abbiamo pensato al touchscreen e con dei sensori all'interno che controllino i dati. Poi per il futuro chissà, magari. E poi è un guardaroba che a nostro avviso possa essere facilmente finanziato da diverse società che magari si occupano sia con il Zara e Ikea insieme, sarebbe così. Una cosa semplice. Grazie. I giurati avevo nominato male, invece quindi adesso tocca Urs e si prepara Durz. Dov'è Durz? Di erogare pillole in maniera automatica. I nostri punti di forza sono appunto lo scompartimento fatto a modularità praticamente, che consiste in vari moduli incastonati tra di loro. Questo cosa permette di inserire più pillole di diverso tipo, in modo che se qualcuno deve prendere due tipi diversi di pillole, può inserire questi due tipi di pillole in degli scompartimenti. Più alla funzione dello smart, ovvero inviare delle informazioni a qualcuno, ad esempio un parente. Se abbiamo un parente che soffre di malattie anche mentali come l'Alzheimer e non si ricorda se ha preso queste pratiche, verrà inviato un'informazione a questo parente che riceverà se ha preso o no la pastiglia. E in più alla portabilità, essendo un dispositivo di questa grandezza, è anche portabile in tasca, molto ergonomico, in più tramite diversi moduli può aggiungere diversi tipi di grandezza, ma non supererà mai questa praticamente, essendo gli scompartimenti molto piccoli per le pasticche.
secondi ricavati per il dopo. Quindi adesso siamo per ascoltare Durso e si prepara a Terz, dopodiché che si scioglie lì passano per finire. No. Allora, mi sento presente da qualche parte? Ok, preparatevi. L'idea nasce da un'esperienza che abbiamo avuto. Siamo andati tempo fa in una casa di riposo, abbiamo notato che la gestione degli anziani era molto complessa perché bisogna osservare 24 ore su 24. L'idea che abbiamo avuto è quella di progettare un letto smart che sia in grado di indicare attraverso un'app che è stata sviluppata le esigenze e le emergenze di ogni paziente. Quest'app è sviluppata su due fronti: privato, perché è in grado di indicare a chi si occupa della persona direttamente quello che sta succedendo, se ha qualche esigenza o emergenza. A livello pubblico invece, attraverso un server, si può fare in modo che il letto comunichi a un server quale problema sta avendo il paziente e comunicare agli infermieri più vicini di andare a controllare subito cosa sta succedendo col paziente. Mettiamo un esempio: il paziente sta avendo un attacco di epilessia e i sensori di movimento stanno arrivando un forte movimento sul letto. Il letto manderà il messaggio al server e il server, attraverso un meccanismo, individuerà gli infermieri più vicini che, con un messaggio sempre attraverso l'app, andranno a controllare e agiranno in base a quello che devono fare. Quindi ci ritroveremo a non avere più vagoni vuoti o vagoni che non possono contenere il numero di persone. Quindi, concludendo, questo sistema può sicuramente ottimizzare l'utilizzo della metropolitana e quindi rendere più piacevole le nostre giornate. Immagino siano lì.
Però parlavo ok. Allora, durante nello studio dell'IoT abbiamo imparato come l'IoT, quindi l'internet delle cose, sono semplicemente smart devices, quindi dispositivi intelligenti che si scambiano dati tramite internet, ok? Quindi abbiamo detto com'è il miglior modo per interpretare questi dati e renderli utili all'utente. Abbiamo, dopo le ultime ricerche, abbiamo scoperto che il miglior modo per interpretare questi dati è l'intelligenza artificiale, e ora vedremo perché. Dall'intelligenza artificiale è nato il progetto che è Matti, ok? Problemi tecnici, ok. Smarty, che cos'è? È un sistema che impara dalle azioni che hai compiuto in precedenza e e apprende la tua routine per poi sfruttarla in maniera intelligente e riconoscere questi dati in maniera intelligente. Questo sistema sfrutta la deep learning, che è una tecnica che sfrutta dei dati già esistenti per apprendere e fare delle previsioni su come ci saranno i prossimi dati. Robotica. Comunque, questo sembra molto complicato, però vediamo che cosa sa fare Smartis. Allora, sa ovviamente regolare la temperatura, però quando l'ho spiegato la cosa che è più figa in assoluto ovviamente è pulire la casa quando vuoi se non ci sei. Questo perché è figo? Perché quante volte vi è capitato... pulire la casa in modo intelligente è sempre pronto per ogni imprevisto, ovviamente piccolo, e ovviamente è in grado di regolare la temperatura vostra in base alle vostre esigenze. Comunque ci tengo a sottolineare che Smarty è pronto per ogni imprevisto e riesce a pulirvi la casa in modo intelligente in base alla vostra posizione. Cercare di dire il cuore della vostra idea e convincerci a fermarvi dopo nel corridoio per chiedervi altro. Questo è un po' lo sforzo che dovete fare adesso. Allora, si preparano i tubus, dove sono i tubus? Thank you.
che si plastica e si è trasformato in un altro oggetto. Questo recipiente è stato un gioco per invogliare i bambini in primis a riciclare. Praticamente questo oggetto verrà installato in un parco e dove i bambini potranno praticamente giocare attraverso questo oggetto passando le bottiglie dentro questo cassonetto, possiamo chiamarlo, e vedendo pian piano tutto il procedimento che può fare da trasformarsi da una bottiglia in un oggetto sempre di plastica ma modificato attraverso degli stampini. Può essere trasformato in per esempio in un portachiavi. fare molte cose, visualizzare le scadenze dei farmaci, in caso
se abbiamo buttato la scatola, considerarci un farmaco di gelato, ad esempio, che si provano, per esempio, se siamo colpiti dall'influenza, noi il Medicine App ti consiglia quale farmaco assumere, per esempio la dipirina o ti permette anche di organizzare le farmacie più vicine alla zona in cui ci troviamo, tramite un GPS. E la cosa più importante è per le persone che soffrono di una malattia di Alzheimer, questa app ti permette di indicare per le persone che sono colpite dalla malattia di Alzheimer, questa app ti permette di indicare quando assumere il farmaco e in quale quantità. Grazie. Principale difetto delle moto è la poca sicurezza, quindi per ovviare a questo, almeno in parte, abbiamo strutturato quest'idea è dotata di un sensore di prossimità, una piattaforma inerziale, un accelerometro e dei rilevatori di parametri vitali. In caso di incidente o di urto, questo casco fa sì che vi ho un messaggio del SOS con la propria posizione e i dati acquisiti. Inoltre ha la validità di visualizzare sulla visiera del casco la strada da percorrere, la telemetria, come detto, della moto, i vari livelli di rischio di tutto e eventuali punti di interesse del conducente. Tramite tutto questo tamera montata che si ha sulla visiera. Questa invenzione è il connubio perfetto tra innovazione, tecnologia e sicurezza. Segnalano la posizione al proprietario di quel, diciamo, della bicicletta.
E se questi tracker fossero posti sui collari dei nostri cuccioli, dei nostri cani per esempio, dei nostri animali in generale, diciamo che questa soluzione sarebbe una soluzione molto economica rispetto ad una localizzazione satellitare e di fatto efficiente. E il tutto però diciamo, si basa su una fiducia ricevuta, perché noi dobbiamo accendere i nostri punti. E questo va a influire sui contatti interpersonali, sulla società, e genera una sorta di rete, una fiducia ricevuta. Questo porterebbe diciamo, la società diciamo, da un punto di vista di proprietari, semplici animali, di semplici proprietari di animali, diciamo, su un punto di vista diciamo, più umanitario. Poiché tutto si basa su una crescita cifra. Questo porterebbe anche alla costituzione di un social, per esempio, dedicato ai nostri diciamo, ai proprietari degli animali e agli animali stessi. In base alle informazioni che i proprietari degli animali diciamo, si possono condividere con diciamo, le altre persone e anche naturalmente il marketing, poiché Termi 5 si prepara a parlare, Termi 2 dov'è? Perfetto, dove lo capo io? Allora, Termi 5, siete solo in 2? Siete qua. Siamo il gruppo Termi 5 e rappresento Benedetta Ferri, il Lorenzo Pitotti e il sottoscritto signorino. Noi abbiamo inventato l'iCap. Questo strumento può aiutarvi in questa situazione. Prendiamo un esempio. Siete in casa da 6 persone tipicamente. E sappiamo che in Italia esistono 50.000 medici, d'accordo? Siamo 60 milioni di persone, 6 persone, d'accordo? Un rapido calcolo, capiamo che solo lo 0,7% di casi comprende un medico in una casa di 6 persone, almeno una, perché la succede più. E pensate, a un certo punto un vostro caro viene un mancamento, si sente male, subisce una ferita, cosa potremmo fare? In mancanza di un medico non credo che qualcuno avrebbe qualche idea, bisogna che non abbia frequentato corsi di pronto soccorso, ovviamente. Ma noi vogliamo dare un contributo in più, vogliamo rassicurare queste persone. Per questo abbiamo inventato l'iHappy, una scatola molto pratica, 20x15x2, che potrebbe essere trasportata in qualsiasi situazione, e potete contestare. Ad esempio, se noi volessimo aiutare un paziente che ha avuto un mancamento dovuto ad una mancata emozione di insulina, allora non potremmo aprire questa nostra scatola, premere un pulsante e comodamente aspettare la risposta del prossimo punto soccorso. E proprio grazie a quel punto soccorso e all'interazione umana riusciremo a guidare gli utenti alla risoluzione del problema nel minor tempo possibile e a riuscire a garantire una maggiore sopravvivenza del paziente fino all'arrivo del punto soccorso grazie ai farmaci che sarebbero inseriti all'interno della scatola. Quindi avremo una scatola molto pratica di ridotte che potrebbe essere trasportata in un'automobile, nello zaino o ancora in tasca, maschi naturali, e che potrebbe aiutare qualsiasi tipo di persona. Termi 2. Allora,
Market, abbiamo preso ispirazione dal Proximity Marketing, che attraverso Dear Beacon sfrutta la tecnologia Bluetooth Low Energy per diffondere informazioni in una determinata area. Quindi abbiamo deciso di creare questa applicazione che si appoggia proprio a tale tecnologia e che si chiama Smart Restaurants. In particolare l'utente attraverso questa applicazione sarà in grado di fissare alcuni parametri che siano in grado di filtrare le informazioni provenienti da Dear Beacon all'interno dei ristoranti. In questo modo l'utente, tenendo accesa l'applicazione in background, riceverà una notifica solo nel momento in cui le informazioni provenienti appunto dall'iBeacon rispetteranno i criteri stabiliti da lui stesso. Quindi, ad esempio, se sono sul lungomare di Lincioni con altre quattro persone e voglio mangiare pesce, ma non ho voglia di entrare in tutti quanti i ristoranti uno per uno a chiedere se ci sia ancora posto e se nel menù sia incluso il pesce, imposterò tali criteri sulla mia applicazione e nel momento in cui ci sarà un ristorante che rispetta questi criteri il telefono mi invierà una notifica. Elabora tutto quanto e diciamo
crea una mappatura di tutte le cose, diciamo, di tutti i posti attraverso il GPS che sono inquinati. Poi no, questo permette un vantaggio sia per il singolo che, diciamo, attraverso il monitoraggio sa quale pesce è sano e quale no, in base all'inquinamento dell'acqua, sia per le amministrazioni, le quali hanno, diciamo, un monitoraggio di tutto l'ambiente, dell'ambiente, può essere sia fiume, lago o mare. Quadra 7, dov'è? Siete voi in quadra 7?